congedendo proprio i sapori della mia terra. Beh, oggi abbiamo deciso di fare dei calamari a sugo. I calamari a sugo, vediamo gli ingredienti. Allora, un chilo di calamari ben puliti e tagliati a pezzi molto grossi. Mezzo chilo di pomodorini del Vesuvio. Un peperone tagliato sottile, sottile, sottile. Un paio di cucchiai di prezzemolo tritati. Due spicchi d'aglio tagliate nel senso longitudinale e due punte di peperoncino. E mezzo bicchiere di vino nel quale abbiamo mollato dei pinoli e dell'uvetta passa. Quando l'olio ha raggiunto la temperatura, mettiamo l'aglio e il peperoncino e ci gustiamo questo bel rumorino di fondo, questo sfrigolio meraviglioso, quasi una sinfonia, e poi l'aglio appena cotto, un profumo intenso. Quando l'aglio si è appena imbiondito, caliamo i peperoni. E lasciamoli frigolare. Guarda che bello, eh? Quando il peperone ha preso colore, praticamente si è un po' ammosciato, no? È il momento di aggiungere i nostri calamari e di dare una piccola mescolata. Tenete coperto in questo periodo. È il momento di aggiungere i pinoli, l'uvetta e il vino e lasciamo sfumare. Quando il vino è sfumato possiamo aggiungere i pomodori in una sola soluzione e poi anche il basilico. Diamo una mescolata. Continuiamo a mescolare così un po' più inquadra da sopra o pignadilla. Ecco qua. Copriamo. Deve cuocere per circa tre quarti d'ora, al massimo un'ora. Eccoci qua. Sono 1:10. Inquadra il pignadilla. Ecco qua. Una delizia. Un'autentica delizia. Buongiorno. Buon appetito e alla prossima!